Carissimi amici di Opera Libera, buon pomeriggio. Ci troviamo al Teatro Municipale di Piacenza e tra poco andrà in scena Il Tamerlano, ovvero La morte di Bajazet di Antonio Vivaldi. E sono qui in compagnia del Tamerlano in persona, Filippo Mineccia. Avete capito? Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, Filippo. Il Tamerlano, no? Questa tragedia di Antonio Vivaldi, insomma, Tamerlano, Bajazet, due antagonisti, tutti questi personaggi alla tua corte. Sì. Ma chi è il tuo Tamerlano? Beh, il mio Tamerlano, ho dovuto cercare di modellarlo secondo, difatti era un sanguinario dittatore, condottiero, eccetera, eccetera. Quindi sono personaggi, ne parlavo con Bruno Taddia, il mio e il suo, abbastanza orizzontali, purtroppo. Non c'è, sì, c'è un'evoluzione alla fine, ma io rimango un pezzo di mota, per usare una parola che si può usare in intervista, un pezzo di mota dall'inizio alla fine. Sono calcolatore, sono prepotente, sono dominante, sono... e con tutti i tic che può avere un dittatore, no? Quindi appunto ti dicevo prima dell'intervista, avrò questo brillocco che guardo perché sono un vanitoso, sono, cioè, nel narcisismo della dittatura, insomma, e niente, e mascherando poi dopo la fragilità anche di questi personaggi. Quindi a volte cammino molto velocemente, a volte sono un po' isterico, a volte sono... cerco di renderlo... Mi hanno detto sì che urlo, sì, è vero, nel senso urlo perché è il personaggio che deve uscire un pochino fuori dalla scrittura musicale, deve essere come... veramente un po' un istrione, comunque sia estremamente fedele al testo di Piovene, che è un libretto pesante, si può dire molto pesante, ma difatti se non c'è un'aderenza del testo scritto a quello che io canto, e con questo abbiamo fatto un lavoro enorme con Ottavio D'Antone, che ha detto: se voi non rimanete teatrali e aderenti al testo e non date una cadenza ai recitativi che sia credibile, crolla tutto, specialmente nel mio ruolo, che non ha particolarmente aree di coloratura, eccetera, eccetera. Io ho aree abbastanza lineari, nel senso dove il grosso del lavoro a livello di virtuosità lo fa l'orchestra. Se io non do una potenza drammatica... Certo. Questo è il mio tentativo, poi... E anche perché, innanzitutto, citavamo Ottavio D'Antone, che sarà appunto alla guida dell'Accademia Bizantina. Citiamo Stefano Monti, ovviamente, che è responsabile della parte scenica. Tra l'altro, appunto, il nostro Filippo è in costume di scena, ovviamente. Sono in costume... No, io vado a fare la spesa. Esatto. E diciamo che musicalmente, no, Filippo, Tamerlano è un pastiche. Sì, quindi è un pastiche. Questo riadattare opere precedenti di Vivaldi, mutuare altri autori... Sì, dunque, allora... Poi negli ultimi studi di musicologi con il pastiche non era così sdoganato, era un po' una soluzione di ultimo minuto, a quanto ho capito, poi mi correggeranno i musicologi, a cui chiedo scusa ogni volta che apro bocca, però difatti, allora, questo è il pastiche per eccellenza. Perché? Perché quel furbone di Vivaldi che cosa ha fatto? Essendo un buon confezionatore di programmi, ha raggruppato tante arie che a quel tempo dovevano essere delle hit, quindi Sposa son disprezzata, Qual guerriero in campo armato, arie sue che dovevano essere estremamente di presa sul pubblico, come anche il Mar Parche Sommerga di Daspe, eccetera, eccetera, e prendendo autori vari, ha costruito poi dopo una... è così eseguito sempre, perché in Germania lo fanno ogni 3x2, perché evidentemente è intelligente come costruzione. Lui poi dopo in alcuni personaggi, come per esempio Bajazet, ha scritto la parte intera è tutta di Vivaldi. Nelle mie aree non ce n'è una di Vivaldi, sono Hass e Giacomelli, per esempio. Quindi lui ha un'unità drammatica abbastanza unica, anche se le arie sono di carattere molto diverso, perché i compositori erano diversi. Però sì, trattasi di un pasticcio, forse il pasticcio più eseguito
a giorno d'oggi del repertorio barocco. Certo. E poi appunto citavi i pastiche, altri autori, insomma, c'è un altro Tamerlano molto famoso nella musica, che è quello di Handel, no? Handel è un autore che è presente nel tuo repertorio esattamente quanto Vivaldi. Ma Vivaldi e Handel, se dovessi individuare le principali similitudini e le principali differenze da un punto di vista stilistico e da un punto di vista interpretativo, cosa potresti dirci? Ah, due universi paralleli, proprio non hanno niente a che fare, nel senso le opere di Handel sono luce per tutte le voci. Come scriveva bene quel Cristiano per le voci, lui, Mozart, Hasse, pochi altri, sapevano chiaramente come scrivere per le voci. Vivaldi chiaramente no, ha un altro tipo di scrittura, molto più, vabbè, lo diciamo sempre, più strumentale, ma se ascoltate le arie di Cecilia Bartoli, insomma, pirotecniche, insomma, si cerca sempre di, il 700 e il 600, ma soprattutto il 700, sono questa eterna lotta degli strumenti di imitare la voce e della voce di imitare un po' gli strumenti, no? Quindi anche qui mi perdonino i musicologi, gli ultimi diranno, ah, non è vero, perfetto, quindi io l'ho detta, è così. Però ecco, diciamo, sono due, le opere di Handel sono molto univoche, raramente Handel confezionava pasticci, quindi sono raramente, e comunque sia, Handel è un po' il sunto dell'opera francese, dell'opera inglese, dell'opera italiana, del suo background culturale, e lui fa, dice, questa per me è l'opera italiana, la mia versione di opera italiana. Poi quando arriva Porpora a Londra, dice, no, aspettate, la faccio sentire io come l'opera italiana, è diversa. Ecco, Vivaldi è più verso, diciamo, avendo lavorato quasi tutta la sua vita in Italia, ecco, sono due concetti abbastanza differenti di melodramma, ugualmente interessanti e degni di essere rispettati entrambi. Vivaldi è più difficile da cantare. Ma il nostro Filippo sicuramente ci sorprenderà. No, ne vedrete delle belle. Ma in senso buono. Filippo, il tuo costume, insomma, è alquanto, come dire, aggressivo, se vogliamo, no? Forse no, però insomma comunque un po' baroque, perché portare in scena il barocco oggi, si usa spesso questo termine baroque. Sì. Cosa significa portare in scena, eseguire il barocco oggi, far capire al pubblico che queste opere, dopo tutto, anche dopo 300 anni, non sono forse così lontane dalla sensibilità della nostra società? Io credo onestamente, anche appunto si parlava prima di questa polemica del controtenore sì, controtenore no, eccetera, eccetera, non ha niente a che vedere quello che facciamo oggi con quello che si faceva 300 anni fa, niente. Non abbiamo testimonianze di come lo facevano, abbiamo dei trattati, abbiamo delle fonti scritte che raccontano, ma non abbiamo la testimonianza sonora, quindi difatti rimane la bellezza della musica, ecco. Quindi io trovo, per mio modestissimo, diciamo, umilissima opinione, che l'opera barocca, se concepita come quadro vivente, immaginatevi un quadro di Tiepolo che si muove, eccetera, eccetera, come feci per esempio per la Merope di Broschi a Innsbruck 2 anni fa, con tutti i gesti, eccetera, eccetera, diventa uno spettacolo dove tutto ha un senso, il balletto, l'aria, il testo delle arie, la musica, i movimenti del cantante, perché c'è una gestualità, ci sono dei codici. Chiaramente questo non si riporta più nel 95% degli allestimenti moderni, perché sono passati 300 anni, quindi come risulta oggigiorno a molte persone un po' stridente avere una donna che canta una parte da uomo, che a quei tempi era assolutamente normale, oggigiorno risulta più naturale a una parte del pubblico vedere un uomo in falsetto che interpreta un uomo. Qui si solleva poi una polemica, potremmo andare avanti per 3 ore ma non abbiamo tempo. Diciamo, il repertorio barocco oggi, penso, con l'allestimento di Stefano Monti e di Cristina, non mi ricordo mai il cognome, di Cristina, aiuto, Cristina Marisa Ragazzo, scusate, estremamente intelligente come hanno costruito il rapporto tra il balletto, la scenografia, le luci e la gestualità di noi cantanti. Ecco, è un'alternativa, è un'ipotesi, come tutte, un'ipotesi di rappresentazione.
come tale deve essere presa. Può piacere o non piacere. A noi piacerà senz'altro. Buon ascolto, si vedrà. Faremo del nostro meglio. Ricordiamo, Filippo, che il pubblico può venire oggi pomeriggio a Piacenza alle 15.30, ma in realtà questo spettacolo fa parte di una tournée che proseguirà la settimana prossima al Teatro Valli di Reggio Emilia, poi successivamente al Teatro Comunale di Modena, quindi ancora al Teatro Giglio di Lucca, ma ricordiamo che il debutto è stato la settimana scorsa al Teatro Alighieri di Ravenna. Quindi... poi andremo anche a Cracovia in forma di concerto e al Liceu a maggio, sempre in forma di concerto. Quindi una produzione che è imperdibile, no? Ma credo che sia interessante. Devo dire, la mia mamma, che non si posso dire così, ha detto è lo spettacolo più bello che hai fatto. Ne ha visto abbastanza. Ecco. Quindi noi ovviamente crediamo alla tua mamma e invitiamo tutti gli amici di Opera Libera a venire a vedere insomma questo spettacolo, anche perché non fosse altro è un titolo molto raro. E quindi vale sì. La pena di venire a vedere però... venite, anche perché c'è un grandissimo pregio, è corto nel senso che posso dirlo questo, certo. Abbiamo, Ottavio D'Antone ha operato questa scelta, è una scelta sua ma io la trovo geniale, per mantenere l'unicità delle arie, a parte A, parte B da capo, cioè che il da capo è la ripetizione della parte A, ha lievemente abbreviato i daccapi, snellendoli, rendendo il tutto, mantenendo l'unicità dell'aria col daccapo, che è l'essenza del barocco del Settecento, però rendendo il tutto molto più, io credo da un certo punto di vista, per il pubblico più godibile, perché comunque si mantiene la struttura, però lo spettacolo dura di fatti 2 ore e mezza. Quindi Filippo, in bocca al lupo, noi saremo in sala ovviamente ad applaudirti, toi, ringraziamo il Teatro Municipale di Piacenza per essere stati qui con noi, salutiamo il nostro Tamerlano. Ciao. Sta a voi decidere se sono una via di mezzo tra Jared di Labyrinth o non si sa che cosa, forse Matrix o anche il Signore degli Anelli, non lo so. Però quell'anello potrebbe fare molto male se dato... L'anello potrebbe fare molto male, è un discreto per il loco e lo utilizzerò molto. Ciao Filippo. Ciao.